Siamo in Champions! 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 Siamo in Champions League, mi devo fare un gavettone, mi devo fare un gavettone. Niente, mi devo fare un gavettone. Siamo in Champions League, ragazzi. Fotografia, corto muso, istantanea, Minnesota. Corto muso, il musetto davanti, Minnesota. The Champions. Musetto, corto muso. Non ci andiamo, andiamo in Champions League invece. Tomo, devi andare. Ragazzi, indigestione di video in questa giornata, è ovvio dover far così perché poi bisogna iniziare a parlare del futuro. Non ci saranno le pagelle di Bologna-Juventus, sarebbe troppo perché è stata una partita veramente bellissima, giocato veramente tutti bene. Cerchiamo di fare il pagellone finale di fine anno, che questa è una cosa che sicuramente vi interessa di più per capire anche un po' quelli che sono stati le valutazioni che vado a dare ai giocatori e anche all'allenatore. Quindi andiamo a valutare tutti i nostri protagonisti, no? Iniziamo subito, però prima vi chiedo un mi piace per un video di questo tipo che sarà bello, lungo, corposo da gustare, da ascoltare. Così di prima mattina vi chiedo appunto questo mi piace, cerchiamo di raggiungere 4.000 like per festeggiare il quarto posto, appunto 4 per 1000 del 1000% fa 4.000, cerchiamo di arrivarci. E scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione, attivate le notifiche di OneFootball e il mio canale YouTube perché bam bam bam, una dietro l'altra, adesso ci saranno delle notizie, non possiamo assolutamente lasciarcele scappare, dobbiamo commentarle insieme come siamo abituati a fare, soffrire, esultare, piangere, essere delusi, essere contenti. Abbiamo fatto una stagione veramente di alti e bassi ed è finita bene, non è andata nel disastro, non è sfociata nel disastro. Teniamoci stretti questa cosa qua. Iniziamo, ovviamente non ci sarà chissà quale tipo di montaggio perché ragazzi sto io registrando a 10 minuti a mezzanotte e poi c'è la live reaction da fare, oddio, andrò a letto tardissimo, quindi concedetemi questa cosa, voglio portarvi più contenuti possibili, devo ridurre tutto all'osso. Szczęsny secondo me ha fatto una stagione ok, non eccelsa, non disastrosa, io gli do un 6,5, penso che sia comunque sufficiente come stagione. Si poteva fare di meglio in alcune gare in particolare, ma ci sono state anche delle partite salvate da Szczęsny. Per quanto mi riguarda, per come la penso io, la Juventus non ha un problema in porta come primo portiere. Szczęsny è un buon portiere e potrà essere il primo portiere della Juventus anche l'anno prossimo. Ovvio che se ci sarà la possibilità di andare su un portiere come Donnarumma, non bisognerà lasciarsela scappare, dato che adesso siamo in Champions League, può aprirsi uno scenario interessante. È anche vero che Donnarumma poi potrebbe giocare la Champions proprio con il Milan, che si è qualificato insieme a noi all'ultimo secondo ai danni del Napoli poi, però se ci sarà la possibilità di fare un upgrade con un portiere giovane, talentuoso, italiano, che conosce bene il campionato, come Donnarumma, siamo tutti dell'idea che si potrà fare, se dovremo cambiarlo per cambiare no, delle due tengo Szczęsny, perché il punto di riferimento, ragazzi, è sempre questo, cambiare tanto per... ha poco senso. Se si cambia, si deve cambiare in meglio. È inutile che stiamo qua a raccontarcela. Quindi questa è la mia idea. Buffon, voto infinito, ve l'ho detto, non c'è la valutazione di Buffon, non darò valutazione di Buffon, Buffon avrà infinito, sempre infinito, tra l'altro quest'anno lui non ha mai perso, quindi per farvi capire. Si ritira, lascia la Juve, per me se Buffon lascia la Juve si ritira. Lascia la Juve, vedremo cosa succederà. Si parla del Monza, addirittura per Buffon, sarebbe qualcosa di molto romantico, vedremo un attimino. Voto infinito, grazie Gigi per tutto quello che hai fatto per noi, ti amiamo e ti ameremo per sempre perché sei uno di noi, sei stato il nostro capitano, sei sceso nell'inferno della Serie B e finisci festeggiando una Champions League, una qualificazione ovviamente, la Champions League inaspettatissima, non
non ci si credeva quasi al fischio finale. Pinsoglio, voto 10, ha preso un gol in una presenza, però Pinsoglio ovviamente un uomo squadra, non si può valutare per quello che è stato in campo. Pinsoglio ha fatto una stagione pressoché perfetta, è sempre l'uomo che cerca di stimolare la Juventus e mi unisco al coro a questo punto, scusatemi, rinnovatelo, 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 perché ormai Pinsoglio è una presenza essenziale. Diciamo così, nello spogliatoio della Juventus. Giorgio Chiellini, quello che è il nostro capitano a tutti gli effetti, più di Buffon. Buffon, ovviamente, quando è tornato, ha detto: no, capitano è Giorgio, diamo la fascia a lui. Secondo me, non è stata una grande stagione di Chiellini, anzi, un grande Juve-Inter, se vogliamo. Un finale in crescendo, Coppa Italia, vittoria con l'Inter, vittoria appunto stasera col Bologna. Ma ci sono state alcune serate nelle quali mi sono trovato a dire: cazzo, Giorgione, non ci siamo mica più, eh. Ovvio che Giorgio viene da un anno tremendo, quello dell'anno scorso, un infortunio gravissimo che poteva distruggergli la carriera, invece no, non è finita. Lui è tornato in campo con forza, con determinazione, peculiarità che hanno sempre fatto la differenza in Giorgio Chiellini. Credo che in questo momento sia arrivato appunto il momento giusto di fare un passo indietro e lasciare il futuro a qualcun altro. Io non dico che debba andarsene dalla Juventus, per me può anche rimanere alla Juventus, a patto che lui stesso sia consapevole del fatto che non è più un giocatore su cui si può contare per fare un reparto difensivo. Quindi lo vedo molto stile Buffon degli ultimi 2 anni, un giocatore che rimane per fare gruppo, che sarà molto importante nello spogliatoio, nella panchina, in tutto quello che costruisce una squadra di calcio, perché queste sono cose molto importanti. E perdere tutti i giocatori, i cosiddetti senatori, un colpo solo potrebbe essere un duro colpo per la Juve, ma un passo indietro. Quindi l'ultimo centrale difensivo nella batteria, per dare la possibilità anche a giocatori come magari Demiral, se rimarrà, cosa probabilmente difficile, dato che quest'anno veramente si è visto poco e quelle poche volte che l'abbiamo visto non ha convinto decisamente. Se ci sarà possibilità di monetizzare su Demiral, credo che lo faranno, ma anche lo stesso Dragusin, che ha fatto qualche apparizione con noi, ha rinnovato il contratto, quindi potrebbe essere un giocatore da buttare nella mischia l'anno prossimo, anche a costo di panchinare Giorgio. E lui credo che potrà essere d'accordo con questo. Credo che sia stata una stagione da 5,5. Come è stata una stagione, secondo me, da 5,5 anche quella di Bonucci, è la stagione in cui inizia a vedere che si traballa in quei nomi lì, in Bonucci, in Chiellini, in Buffon, appunto, che decide di lasciare la Juve, nonostante Buffon in campo abbia fatto veramente molto molto bene quest'anno. Anche Bonucci non è sembrato il miglior Bonucci. Una delle grandi caratteristiche, la grande peculiarità di Bonucci era il lancio, la possibilità di creare occasioni con un buon lancio lungo. Si è visto poco anche questo quest'anno. Non so se per volontà dell'allenatore o se per giocatore che va all'indietro nel percorso di crescita. Credo che non sia stata una buona stagione per Leonardo, un altro di quelli che secondo me può rimanere, perché poi quando devi decidere di dar via tanti giocatori, perché io so che nella testa dei tifosi, magari anche di voi che state ascoltando il video, c'è la voglia e la volontà di cambiare tutto e di ricominciare da zero, però non è facile. La Juventus non è che, dato che si è qualificata alla Champions League, è ricca e piena di soldi, no, il Covid purtroppo ci ha distrutto. Poi non dimentichiamoci che forse in Champions non ci andremo, alla fine, perché vediamo un po' il discorso Superlega, come decidono di affrontarlo, se decideranno di squalificarci oppure no. Però ricominciare tutto da capo così è difficile. Bonucci, secondo me, può essere un onestissimo terzo difensore l'anno prossimo. Nella mia testa c'è De Ligt, che è il primo, affiancargli un altro, magari anche un giovane che possa crescere, o responsabilizzare Demiral, perché è lì, però bisogna fare un passo indietro a quegli altri. E credo che sia giunto il momento che anche Bonucci possa diventare non più il titolare della Juve. Tra l'altro questa stagione non ne ha fatte nemmeno tantissime di presenze, quando di solito tutti gli anni era uno dei giocatori più utilizzati. E in questa finale di stagione c'è stato quel problemino al ginocchio, sì, però Pirlo l'ha spesso lasciato in panchina per far giocare De Ligt e Chiellini. Quindi anche indice che magari nelle gerarchie è scalato un po' all'indietro. Però c'è bisogno di dare una continuità tecnica a un giocatore sopra sia Bonucci che Chiellini, per quanto mi riguarda. E ripeto, non sono per farli andare via ad ogni costo, perché semplicemente è meglio averli, determinati giocatori, a patto però che si metta le cose in chiaro. Non si può rimanere aggrappati al passato per sempre, questo è indispensabile, perché se non si è disposti a fare questo passo qua verso il futuro, allora ovvio che la cessione diventa un
un'alternativa valida, perché bisogna per forza fare un passo in avanti. Secondo me 5 e mezzo anche Demiral non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, non mi dà garanzie. Io ve lo torno a dire, in queste 2 stagioni mi è parso vedere un giocatore abile a completare il pacchetto, che quando c'è può essere chiamato in causa. Anche lui l'anno scorso ha avuto un bruttissimo infortunio, però non sono stato particolarmente impressionato da Demiral nell'arco di queste 2 stagioni. Secondo me è un difensore che può rimanere alla Juventus, per dire, non ci fosse Bonucci, De Ligt, un altro titolare, e Demiral che va in rotazione. Però so che Demiral vuole giocare e so che la Juventus, di fronte a 40 milioni di euro, un'offerta da 40 milioni di euro, lo andrebbe a cedere. E sappiamo che dall'Inghilterra offerte di quel tipo stanno arrivando. Però non mi ha fatto impazzire nemmeno Demiral. 7 invece De Ligt, che è il miglior difensore centrale di questa stagione, nonostante non abbia fatto una stagione forse paragonabile a quella dell'anno scorso. Quest'anno in difesa abbiamo un po' ballato a livello proprio di individualità, secondo me. Ma De Ligt è la luce. Un gioco di parole col suo cognome, la luce veramente in fondo al tunnel che ci fa rimanere aggrappati a una speranza per il futuro. Il nostro capitano futuro, torno a dire. Quindi 7 in pagella, bravo Matthijs, speriamo di poter godere delle prestazioni di Elite ancora per tanto tanto tempo. Danilo, secondo me 7 e mezzo, ha fatto una stagione bellissima, ha chiuso un calo nelle prestazioni, però per dire anche stasera a Bologna va a fare il centrocampista, terzino destro, terzino sinistro, centrocampista, regista, difensore centrale, terzo di difesa nella difesa 3, ha fatto tutto, esterno tutta fascia, ragazzi, ha fatto tutto quest'anno Danilo, il giocatore che anche Pirlo stesso è andato a dire è quello che mi ha impressionato di più, perché non me l'aspettavo così forte. Quest'anno veramente una stagione incredibile, Danilo è uno dei migliori in assoluto della Juve per quanto mi riguarda, quindi va assolutamente premiato con un bellissimo 7 e mezzo, giocatore a confermare assolutamente. Alessandro 5 e mezzo, un'altra stagione nella quale non mi ha convinto, non credo che sia una stagione sufficiente. Un discorso simile a quello per Chiellini e Bonucci, con una cessione magari più a cuor leggero, quella di Alessandro, perché va sostituito assolutamente, e non credo che Alessandro voglia fare il difensore di riserva, il terzino di riserva, va assolutamente investito su un buon terzino sinistro. Il problema è che costano tutti un po' troppo. Quindi bisognerà trovare un buon compromesso per andare a mettere un terzino lì. Serve un Cancelo, no? Un colpo alla Cancelo, ma sull'esterno di sinistra. Un giocatore mancino e abile a fare questo. Vedremo se ci riuscirà, se la Juventus riuscirà a fare questo. Però secondo me la stagione di Alessandro anche quest'anno è stata insufficiente. Ed è anche forse l'ennesima stagione nella quale ci troviamo a dire si può cambiare Alessandro a patto che arrivi qualcuno di buono. Forse sei rimasto tutte le volte perché non si è mai trovato qualcuno di buono veramente. Quadrado, vabbè, Se salutiamo. ragazzi, Quadrado in assoluto è il migliore di questa stagione della Juventus, voto 9. Io lo do a mani basse. Quella doppietta all'Inter è stato veramente l'apice, la ciliegina sulla torta di una stagione da incorniciare. È stato il nostro regista offensivo. Tutte le azioni della Juventus passavano dalle giocate di Quadrado. Quanti cross, quanti assist, ragazzi. Questo ha fatto una stagione irripetibile, e purtroppo anche lui inizia ad andare verso i 30 e passa, un 32enne, quindi bisognerà trovare anche un giocatore in grado di sostituire Quadrado molto presto. Però miglior giocatore della stagione, secondo me, della Juventus a mani basse. Lo metto veramente al top. Grazie Juan per questa bella stagione individuale, perché ovviamente di gruppo per la Juventus non è stata una stagione incredibile, ma ne parleremo poi quando parleremo di Pirlo. Fra Botta io gli do 6 e mezzo, gli do la sufficienza perché questo ragazzo giovane, che è entrato di prepotenza all'interno della Juventus, facendo anche la prima da titolare, una grandissima prima da titolare, ha sbagliato tanto, ma era normale sbagliare tanto per un giocatore che partiva per fare la Serie C, e credo che quelle volte che è stato chiamato in causa lui ce l'abbia messa sempre tutta, quindi si è andato anche oltre i suoi limiti, sfidare se stesso per fare buona impressione sulla Juventus. Quindi io non me la sento di dare un'insufficienza fra Botta. Certi giocatori vanno contestualizzati. È ovvio che Bonucci, per dire, mi aspetto che faccia una buona stagione, invece non mi ha convinto. Alessandro, mi aspetto che faccia una buona stagione, non mi ha convinto. Fra Botta non mi aspetto niente, ha fatto discretamente, quindi a livello di contestualizzazione riesco a dargli di più, e credo che sia giusto dargli qualcosa in più della sufficienza. Centrocampisti, parto da cavallo pazzo Rabiot, io do 7, è una stagione, ragazzi, buona, veramente buona quella di Rabiot. Ve l'ho detto tante volte, penso di potervelo confermare ancora, miglior centrocampista della stagione, ha segnato 4, 5 gol, una roba del genere, quindi veramente tanta tanta roba, ragazzi, cavallo pazzo. Adesso voglio darvi la statistica completa, ha segnato 5 gol in 47 partite. Tra l'altro il giocatore più utilizzato della Juventus insieme a Kulusevski, 47 presenze per tutti e due. A seguire Danilo 46,
McKennie 46 e poi Bentancur 45, Morata 44, Ronaldo 44, quindi dopo tutti a scalare. Però Kulusevski e Rabiot, i due più utilizzati da Andrea Pirlo. E Rabiot, ragazzi, davvero è stato il miglior centrocampista della stagione, cioè, c'è poco da dire. 5 gol sono anche un buon bottino dal quale ripartire l'anno prossimo. È tra l'altro un giocatore sul quale Pirlo si è sempre soffermato dicendo una cosa in particolare. È il giocatore con più potenzialità, l'ha detto anche stasera dopo il Bologna, nemmeno lui sa quanto è forte ancora perché ha tanti margini di crescita. E noi lo abbiamo visto, Rabiot è arrivato da oggetto misterioso, giocatore che non sapeva da niente. Più di una volta mi sono ritrovato a dire: ma qual è la peculiarità buona di Rabiot? E poi è stato tutto un crescendo, quindi veramente un buon punto di partenza per l'anno prossimo, a patto che, come dicevamo nel Vendiamo Teniamo, si possa magari trattare per limare un pochino il livello di ingaggio, perché guadagna veramente tanto, purtroppo. Io ho sempre detto: non so se Rabiot può essere un titolare per questa Juventus, e a questo punto mi viene a dire di sì, mi tocca ricredermi perché ha veramente fatto una buona stagione. Parallelamente opposto, Bentancur, l'anno scorso è stato il miglior centrocampista, lui è quest'anno, si può dire, non il peggiore perché poi ci arriveremo, ma è voto basso, voto 5, insufficienza piena, tonda, 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 un 5 tondo grave, irrecuperabile per Bentancur. È ovvio che quando viene messo in una condizione di giocare davanti alla difesa per far gioco, non è il suo. E quindi questa è una grave attenuante che dobbiamo riconoscere a Pirlo. Però effettivamente, guardando i centrocampisti della Juventus, non c'era tutto questo materiale per andare a fare gioco. Infatti, più di una volta è stato adattato Danilo per fare gioco, per dar l'idea, il terzino che ha i tempi di gioco, la visione di gioco, i piedi migliori dei centrocampisti. Questo è un bel meme, però è stata la stagione della Juventus 2021. Dobbiamo conviverci. È finita bene, eh? Finita bene perché poi alla fine ci siamo qualificati in Champions, però sì, i presupposti non erano dei migliori, c'è da dirlo. 5 anche ad Arthur, e mi dispiace tanto perché secondo me è un altro giocatore con tantissimo potenziale inespresso, questo, ragazzi. Questo veramente è un buon giocatore, purtroppo c'è i muscoli di Khedira e di Ramsey fusi insieme, non c'è mai, c'è mai. Bisognerà ripartire da questo perché è stato valutato tanto nello scambio con Pjanic, a bilancio per 80 milioni di euro. La Juventus ha sborsato 10-15 milioni cash per averlo più cartellino appunto di Pjanic. È un 96, quindi c'è la possibilità di farlo giocare ancora. Però bisognerà capire come costruire il centrocampo. Ovviamente chi sarà l'allenatore della Juve e come vorrà costruire il centrocampo. Secondo me ci sono dei grandi margini per migliorarlo, questo Arthur, un po' come è successo con Rabiot l'anno scorso. Però c'è da dire che la stagione è stata insufficiente. Non bellissima, ma ci ha fatto vedere delle cose. Questo è ottimo. McKennie 7 meno. 7 meno perché ha fatto un grandissimo campionato nella prima parte, una grandissima prima parte di stagione, poi molto a calare, da riscatto in poi, grafico verso il basso, not stonks. Però per come si era presentato McKennie, un po' il discorso che abbiamo fatto per Frabotta prima, è un giocatore al quale non è che ti aspettassi chissà che cosa. E secondo me ha fatto una buona stagione McKennie. E anche qua, secondo me non ha mai giocato nel suo ruolo. Quest'anno il suo ruolo è palesemente far la mezzala, destra o sinistra che sia, centrocampista in grado di inserirsi, andare a dettare i tempi, di farsi trovare in area con il taglio giusto al momento giusto. Quindi quello è McKennie. Si è schierato spesso sulla fascia, a volte sulla tre quarti o sulla mediana 2, non ha mai giocato nel suo ruolo. Quindi un altro punto di ripartenza potrebbe essere proprio McKennie, a patto che venga schierato nella sua posizione. Secondo me questa squadra ha dei giocatori centrocampisti che devono per forza giocare a tre. Il problema è che non abbiamo all'interno della nostra rosa un giocatore davvero bravo a giocare da perno davanti alla difesa. E quindi non ci siamo praticamente mai riusciti. Oltre ad avere delle gravi carenze sui terzini e là davanti, perché poi là davanti non è che ne arrivi tanti, eh? Se devi giocare a due con due punte, che erano Dybala, Ronaldo e Morata, e ci abbiamo messo anche Kulusevski di tanto in tanto. Ramsey 4 e mezzo. Secondo me male, 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 eh. Ramsey secondo me è il peggior giocatore della stagione a mani basse. Non c'è stato mai quando c'è stato. Non mi ha mai galvanizzato. Mi ricordo inizio anno io ho fatto una specie di guerra con voi perché tutte le volte non riuscivo a dare un buon voto a Ramsey. Invece voi ogni tanto piaceva, io non ci vedevo niente. Continuo a dire che quest'anno secondo me male, male, male. 4 e mezzo, mai disponibile. Giocatore che guadagna anche tanto, giocatore anche abbastanza vecchio. Non vedo assolutamente in questo momento le possibilità di un'altra stagione con Ramsey alla corte della vecchia signora. Bocciatura secca, come bocciatura secca secondo me anche per Bernardeschi è una stagione da 5. Si potrebbe dare forse 5 più perché è stato adattato qualche volta come terzino sinistro e ci ha fatto vedere qualche partita anche come terzino sinistro, però
Tutti gli anni ci troviamo qua a dire Bernardeschi fa delle stagioni insufficienti, cioè Bernardeschi non vale la candela dell'investimento che ha fatto, purtroppo col senno di poi è andato a calare, ha fatto una buona prima stagione con la Juve, una buona parte di stagione quando è arrivato Ronaldo, poi delirio totale, l'anno scorso con Sarri male, quest'anno con Pirlo male, tutte le volte che viene un allenatore lo prova in una posizione diversa, non riesce a trovargli la sua posizione, quindi giocatore purtroppo che anche lui gli converrebbe trovare un'altra sistemazione per provare a salvare il salvabile nella sua carriera, un classe 94, quindi ancora qualche anno buono. È un consiglio che ovviamente mi sento di dargli, ma penso che anche lui possa ragionarci. Credo che il suo ciclo alla Juventus sia ormai finito, la Juve ha bisogno di un altro tipo di giocatore, anche la possibilità magari di far crescere un giovane al suo posto, pagandolo meno, uno dei ragazzi già all'interno della rosa, come potrebbe essere Félix Correa, per esempio, che è quella posizione lì, è quel ruolo lì. Quindi Bernardeschi potrebbe provare da qualche altra parte. Purtroppo non vedo la possibilità di dargli una sufficienza per questa stagione. E mi dispiace tanto perché è un giocatore al quale ero anche abbastanza legato. Quando è arrivato Bernardeschi ero molto contento perché sembrava un buon prospetto. Poi le promesse non sono mai state mantenute. E quindi a una certa la Juventus dovrà anche prendere delle decisioni. Chiesa, voto 9, secondo giocatore migliore della stagione. In realtà avevo messo Cuadrado 9 e Chiesa 8 e mezzo e poi mi sono guardato dentro me stesso e ho fatto lo stesso discorso di Frabotta, no? Cosa mi aspettavo da Chiesa quest'anno? Non granché. Mi aspettavo un buon giocatore in grado di poter dare qualcosina alla Juventus, sì, ma non questo. Cioè, questo Chiesa non me lo aspettavo. In Champions League è stato quello che ci ha tenuti aggrappati al sogno in quella partita col Porto, nelle due partite col Porto. In Supercoppa, no, in Coppa Italia, in finale di Coppa Italia, ha segnato un gol bellissimo. Stasera ha aperto le marcature nella serata da conferma Champions. Quindi, e poi nel mezzo c'è sempre stata la grinta, la voglia di lottare su ogni pallone, la fame incredibile. Un giocatore che sembrava avesse sempre vestito la maglia della Juventus. Quindi, per forza di cose, ho detto: no, scusami, Luca, non puoi limitarti a dire che Cuadrado è il migliore della stagione, devi per forza dar qualcosa di più anche a Federico, perché uno come Cuadrado, che lo conosci, un senatore, un giocatore con esperienza, ci ha già giocato tante volte con la maglia della Juve, lo sai, ma da uno come Chiesa, arrivato così dal nulla, campionato in corso addirittura, aveva fatto una prima parte di campionato con la Fiorentina, le prime due o tre partite con la Fiorentina, non puoi, semplicemente non puoi, devi dargli di più. E quindi 9 pure a Chiesa, che metto allo stesso livello di uno come Cuadrado, e Chiesa deve essere il nostro futuro, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare. Chiesa deve essere assolutamente il punto di ripartenza per il futuro sul reparto offensivo della Juventus. Quindi grazie Fede, grazie, grazie, grazie. E scusaci se magari non avevamo capito le tue potenzialità quando sei arrivato. Io non ero contro l'acquisto di Chiesa, ma nemmeno ero galvanizzato. Non mi ero mai detto: wow, che bello, abbiamo preso Chiesa. Pensavo potesse fare una buona stagione, non immaginavo questi livelli. Invece sono veramente calcisticamente, sportivamente innamorato di Federico Chiesa perché va a incarnare esattamente i miei ideali. La voglia di lottare su ogni pallone, lo spirito di sacrificio, la voglia di aiutare il compagno anche con una corsa in più. Giocatore veramente fantastico. E do 6 e mezzo a Kulusevski, ragazzi. Io lo so che in tanti di voi invece non sarete d'accordo con questa scelta, ma secondo me Kulusevski, ripeto, giocatore più utilizzato da Pirlo insieme a Rabiot. Questo è un giocatore che quando è arrivato alla Juve, classe 2000, si pensava che potesse iniziare a entrare nelle rotazioni, ma una stagione anomala come questa ti porta a dire che Kulusevski è stato il giocatore più impiegato da Andrea Pirlo. E alla fine chiude con 7 gol segnati, eh. Mica poco. Un finale di stagione sicuramente in crescita, dall'assist per Dybala col Sassuolo, appunto per il centesimo gol di Paulo Dybala, fino alla bellissima rete che ha segnato contro l'Atalanta in Coppa Italia per l'1-0 che ci ha fatto alzare il secondo trofeo stagionale, fino comunque anche stasera, ha fatto una buona partita anche stasera, aveva fatto un grandissimo gol che poi gli è stato annullato, una buona prestazione, un buon Kulusevski. Bisogna adesso inquadrarlo all'interno di una posizione che secondo me è nei tre davanti, molto vicino alla porta, dove ha la possibilità di giocare negli ultimi metri, nell'uno contro uno e via, di trovare l'assist decisivo, il gol, la pennellata partendo da destra, secondo me. Quindi io mi immagino un bel 4-3-3 con Chiesa da una parte e Kulusevski dall'altra, poi ragioniamo su quello che sarà l'attaccante centrale. Però nella mia testa è una roba di questo tipo. Quindi 6 e mezzo al culo, perché non era facile fare così tante partite la prima stagione con la Juve, c'erano stati tanti bassi, questo va detto, però nel complesso penso che si possa definire una stagione positiva e anche lui un punto di ripartenza per l'anno prossimo. Dybala,
Dybala è insufficiente, però non me la sentivo di dargli 5-5,5, quindi do 6 meno, perché è stato anche molto sfortunato. L'anno scorso miglior giocatore della Serie A in assoluto, Paulo Dybala, della Juventus anche, quest'anno è mancato tanto. Ragazzi, avessimo avuto Dybala per gran parte della stagione sarebbe stata sicuramente un'annata diversa. Purtroppo con il secondi ma non si va da nessuna parte, non si può riavvolgere il nastro e vedremo se avrà concluso qua la sua avventura a Juventus. Io anche stasera ho visto esultare al 90esimo quando poi abbiamo vinto col Bologna e quando il Napoli ha pareggiato con l'Hellas, era felicissimo della Juve in Champions. Vedremo cosa succederà. Secondo me è un altro di quei giocatori ai quali bisogna ripartire. Cedere Dybala per fare un ultimo anno di Ronaldo, io non so quanto senso abbia, nonostante la qualificazione in Champions, perché c'è la possibilità di fare più anni con Dybala contro un singolo di Ronaldo. E se non lo rinnovi adesso, ovviamente va in scadenza di contratto e diventa un problema. Quindi magari hai un anno ancora per rinnovarlo, però ovvio che poi rischi di perderlo a parametro zero. Quindi sì, non una gran stagione per Dybala, purtroppo. Sottolineo purtroppo, però davvero c'è stata anche tanta sfortuna tra gli infortuni, i virus. Molto sfortunato, quindi 6 meno. Invece 7 Morata, e anche qua so che non sarete d'accordo, ma secondo me Morata ha fatto una grandissima stagione. Anche lui, come McKennie, come Danilo, se vogliamo, partito molto bene il primo Morata di questa stagione, ragazzi, era un giocatore incredibile e ha concluso boccheggiando, salvo stasera che ha fatto una doppietta che lo porta comunque a festeggiare 20 reti con la maglia della Juventus quest'anno, quindi mica pizza e fichi, 20 reti è tanto, e tanti assist, tanto lavoro sporco, tante sponde, tanta corsa, tanta juventinità anche da parte di Morata. Era uno di quelli che continuava a dire credete nello scudetto, credete in questo gruppo, poi è andata come è andata, però sono segnali che danno i giocatori quando fanno delle affermazioni di quel tipo. Quindi, secondo me, Morata nel complesso ha fatto una buona stagione ed è da 7. Era molto più alto prima, nella prima parte di stagione, forse da 8, da 9 anche lui. E poi, non lo so, poi è calato un po'. Non ho fatto una media aritmetica, voglio dargli 7 perché secondo me se lo merita. E di 7 parliamo, CR7, il giocatore escluso nell'ultima partita, che poi va a fare 0 minuti, capocannoniere della Serie A. È inutile, ragazzi, che però torniamo sempre lì. Ronaldo deve fare gol. Ronaldo deve fare la differenza e deve fare gol. È il giocatore che ha segnato di più nella Juventus in generale, il giocatore che ha segnato di più nel campionato italiano in generale. L'anno scorso 31, quest'anno 29, quindi penso che sia un buon numero. 36 gol totali in stagione, comprese le coppe. Quest'anno è mancato l'appuntamento con la Champions. Vediamo anche lui cosa vorrà fare, se rimarrà, se non rimarrà, perché è ingarbugliata questa situazione Cristiano Ronaldo. Dipenderà magari anche dall'allenatore, dipenderà da tante cose. Adesso mettiamoci comodi, respiriamo, però secondo me la stagione di Ronaldo va premiata. Cioè, la stagione di Ronaldo va premiata con un 8. Lo so che anche qua non sarete d'accordo, mi dispiace. Però io credo che Ronaldo abbia fatto una buona stagione. Come lui, come Morata, come Danilo, come McKennie, come tanti, come tutti forse. A un certo punto, bam, spina staccata, si sono salvati Chiesa, Cuadrado, De Ligt, sono quelli che hanno tirato la carretta anche nei momenti più bui. Rabiot anche Rabiot. Però ci sono stati tanti giocatori che a un certo punto si sono spenti. E non me lo spiego. Ed è il grande punto interrogativo, secondo me, che mi fa interrogare su Andrea Pirlo. Perché parliamoci in maniera chiara e oggettiva, in maniera razionale. Pirlo ha vinto due trofei ed è arrivato in Champions League, la prima stagione da allenatore. Ovvio che va contestualizzato anche qua. Noi volevamo il decimo scudetto, noi volevamo fare una buona Champions, che hai fatto nei gironi, poi ancora una volta l'appuntamento, scontro andata e ritorno, uno scontro diretto, non ce la facciamo. Però due finali su due vinte. È una cosa in particolare che mi porto avanti su Andrea Pirlo, che è l'unica cosa secondo me veramente da salvare di questa stagione, oltre alla Champions acciuffata all'ultima. Anzi, due. Uno è il gruppo, lo spirito di gruppo, che era stato il grande assente nel periodo buio, eh? Quando Pirlo perde la squadra, io vado a pensare che sia irrecuperabile quel rapporto con la squadra e che non si possa più arrivare a compattare il gruppo. E arriva il gruppo a compattarsi dopo la sconfitta 3-0 col Milan, quindi una roba veramente atomica lì. Viene fuori la grinta, il carattere di un gruppo, le palle anche che non erano mai state tirate fuori in alcuni contesti, non c'è vergogna a dirlo. Ma se la Juventus quest'estate parte e gli dicono: guarda, arrivi che ti qualifichi all'ultima giornata, all'ultimo secondo perché il Napoli non vince contro il Verona in casa sua, la Juventus non può essere contenta. È anche vero che se non c'è un'alternativa buona di livello, non ci sta a cambiare, non ci sta a cambiare, perché ve lo torno a dire, ci sta a cambiare solo quando vai a migliorare, ma questo vale sempre, eh? Vale con qualsiasi giocatore all'interno della rosa, vale con qualsiasi dirigente, vale con qualsiasi allenatore tutti gli anni. Se c'è la possibilità di migliorare,
Bisogna migliorare, a prescindere da Pirlo, a prescindere da un altro. Come quando si cambiò Allegri, non era un problema cambiare Allegri, nonostante i 5 anni buoni. Il problema era, ne prendiamo uno migliore di Allegri? Se sì, allora ne vale la pena. E se no, allora no. Che forse è stato un po' l'errore madre che ci ha portato a fare queste 2 stagioni un po' traballanti. Anche l'anno scorso Sarri. Aveva senso cambiare Sarri in cambio di Pirlo? Col senno di poi probabilmente no. Aveva senso dare un altro anno di continuità a Sarri, come quest'anno. Ha senso cambiare Pirlo per Mihajlovic? No, delle due do continuità a Pirlo, nonostante una stagione che devo definire fallimentare, perché nella mia testa e nelle mie ambizioni è stata una stagione fallimentare. La grande altra cosa che vado a dare a Pirlo, il grande merito che vado a dare a Pirlo è la crescita di alcuni giovani. E forse questo è il plus principale per Pirlo, perché questo voleva fare la Juventus quest'anno, ripartire con alcuni giovani. Quindi se verrà confermato, probabilmente si andrà a far leva su questa cosa qua. Secondo me le probabilità comunque di Pirlo allenatore della Juve anche l'anno prossimo rimangano molto basse. Ma voglio dargli un 6 e mezzo, perché non era facile. Non era facile per come si era messa tu questa stagione. E poi ripeto, porta a casa 2 coppe, però non sono soddisfatto. È una stagione a 6 e mezzo, lui si era dato 6 di stima per questo finale di stagione, possiamo dargli 0,5 in più. E poi non è che sia proprio, proprio, proprio convinto. Però vediamo, dipende tutto da chi c'è da poter strutturare, prendere al suo posto, fargli firmare un contratto al suo posto. Quello è il grande snodo della stagione, il punto chiave della stagione è tutto lì. E mentre ci avviciniamo ai 30 minuti di registrato, mamma santa, sono ancora sudato dalla partita. Io vi ringrazio per quest'annata che abbiamo passato insieme, vi ringrazio per tutti questi momenti bellissimi. E anche bruttissimi, però siamo arrivati fino in fondo. Ora preparatevi perché ci sono gli europei, c'è il calciomercato, la nuova stagione arriverà in frettissima. Si chiude un ciclo perché non vedremo più partite della Juventus in questa stanza. Lo sapete, sto andando via di casa, sto cambiando casa, quindi avremo uno studio adatto dove esultare, piangere anche magari tutti insieme. La cosa più bella che c'è però è questo spirito di gruppo, tra me e la mia community, quindi io sono un po' il Pirlo, no? Sono riuscito a creare gruppo, devo tenere cementata la community. Spero che non ci sia mai un periodo buio come quello che ha attraversato il mister, e fatemi sapere se voi riconfermereste Pirlo, se sono giusti questi voti, se riconfermereste me come capo di questa community. No, a parte gli scherzi, è stata una stagione particolare, impegnativa e ricca di sorprese fino veramente all'ultimo secondo. E adesso vado ad editare il video perché bisogna anche andare a letto una certa.